La Guardia di Finanza scopre 30 lavoratori irregolari, elevate sanzioni economiche. La Gori taglia l'acqua ai cittadini morosi, un'azione di forza che ha generato denunce. Discarica la marca Somma Vesuviana, Lorenzo Metodio chiede chiarimenti al singolo Allocca. Fondazione Festa dei Gigli, mentre il sindaco prepara il contratto al maestro De Simone, lunedì si svolgerà un consiglio monotematico di censura per il consiglio di amministrazione della fondazione. Sullo sversamento dei rifiuti tossici speciali in Campania, identificate le aziende che per lo più provengono dal nord. Questi titoli, ci rivediamo dopo una brevissima pausa. Buonasera da Video Nola Notizie. La Guardia di Finanza scopre 30 lavoratori irregolari in alcuni comuni a nord di Napoli. L'azione repressiva dall'inizio dell'anno ha scoperto 308 lavoratori in nero ed ha sanzionato le aziende per 3 milioni di euro. Vediamo. Contrastare il lavoro nero, quello sommerso, che genera sfruttamento e che danneggia gli imprenditori che operano nella legalità. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli di imprese ed operatori che utilizzano manodopera dipendente. Nell'area nord di Napoli, nei comuni di Marano, Qualiano e Villaricca, le Fiamme Gialle hanno scoperto 30 lavoratori a nero di età inferiore ai 35 anni, costretti a lavorare nella totale inosservanza delle normative fiscali, contributive e assistenziali. I militari hanno sanzionato i titolari degli esercizi commerciali con multe varianti da 1.500 ad un massimo di 12.000 euro per ciascun lavoratore impiegato, con una maggiorazione di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare riscontrata. Dall'inizio dell'anno i finanzieri hanno scoperto 308 lavoratori irregolari ed hanno elevato multe per 3 milioni di euro. I carabinieri della stazione di Poggio Marino, allertati da una segnalazione al 112, hanno arrestato 4 giovani romeni in possesso di 2 biciclette rubate poco prima dal cortile dell'abitazione di un 52enne del posto. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento presso l'abitazione di minori di altre 3 biciclette rubate nel comune di Poggio Marino e Striano. I 4 sono stati processati per direttissima. Una mattinata di tensione si è vissuta ad Angri per l'azione di distacco forzato di alcune utenze da parte degli operatori della Gori, cittadini giudicati morosi ai quali sono stati apposti i sigilli ai contatori o l'asportazione degli stessi. Vediamo il servizio. La Gori taglia l'acqua ai morosi. È l'azione concreta attuata dalla SPA che dagli inviti, dai solleciti, è arrivata all'azione di forza chiudendo i rubinetti. Una posizione dominante che apre la lunga riflessione alla base di tante battaglie di comitati cittadini che chiedono che la risorsa acqua ritorni pubblica in forza ad un referendum vinto dagli italiani e mai preso in considerazione. È un braccio di ferro che ad Angri va avanti da anni. La storia è datata 1 giugno 2004, giorno d'inizio della gestione Cori degli acquedotti e degli scarichi fognari. Un passaggio comune società consumatosi nell'ultima notte disponibile, quella del 31 maggio, quando, in pieno ballottaggio e quindi non più in carica, Umberto Postiglione firmò il passaggio e la cessione dei dati personali dei cittadini utenti. La Gori non ha mai provveduto alla stipula di nuovi contratti, né tantomeno ha ricevuto il consenso al trattamento dei dati personali dagli angresi. Da allora, oltre 1.500 ricorsi e cause aperte alimentano il lavoro di giudici e avvocati. In molti casi la SPA ha registrato sentenze sfavorevoli proprio per la mancanza di un contratto tra le parti. Questa in sintesi la storia. La mattinata odierna è attualità, con molte famiglie rimaste a secco per la rimozione dei misuratori in un condominio di via Leonardo da Vinci. In alcuni casi gli operatori avrebbero provveduto a bloccare la fornitura senza neanche accertarsi della presenza in casa dell'intestatario dell'utenza, rischiando di provocare guasti a lavatrici o a caldaie in uso. I residenti hanno reagito protestando ma senza ottenere risultato. Per loro l'azione degli operai della Gori rappresenta una violazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Sono venuti qua, hanno staccato i contatori, sono entrati nel cancello privato,
hanno staccato i contatori e sono andati via. Sono arrivati dei responsabili, poi siamo intervenuti noi, dici ma che state facendo? Sono arrivati i responsabili e hanno detto, loro hanno chiamato i responsabili della cosa, sono arrivati i responsabili e hanno detto no, potete staccare, staccate e andate. Secondo me hanno fatto un abuso di... hanno rimasto 3-4 famiglie senza acqua e siamo già da ieri senza acqua e senza niente, nessun sollecito, si deve pagare 9.000 euro, qualcuno 10.000 euro, se no non possiamo attaccare, è lo sportello a scaffale. Quindi hanno chiesto tutta la somma? Sì. Ed ora come si fa? Come si fa? Adesso si aspetta e si cerca di... che dobbiamo fare? Andiamo via legalmente, vediamo un po' che possiamo. Nell'ambito della festa dei nonni, questa mattina il presidente della provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, ha conferito la medaglia d'oro a Luisa Rocco, la nonna che perse la vita nel tragico incidente sul viadotto dell'autostrada A16 all'altezza di Monteforte, la quale, grazie al suo coraggio e al suo naturale istinto di protezione, mentre il bus precipitava, strinse a sé la nipotina facendole scudo col suo corpo, sacrificando la sua vita per lei. Ed è proprio alla nipotina Arianna che è stata consegnata la medaglia, quale esempio più fulgido tra quelli scelti per celebrare la festa dei nonni. Ritorna alla ribalta la discarica La Marca dismessa e che per oltre un ventennio ha ospitato rifiuti tal quale. Lorenzo Metodio chiede chiarimenti al sindaco Raffaele Allocca. Una commissione di inchiesta per la ricognizione a 360 gradi dei danni ambientali generati dall'attività di oltre 20 anni della discarica La Marca sul territorio di Somma Vesuviana e non più in esercizio. A sollecitarne l'istituzione con la partecipazione di cittadini e di associazioni è il consigliere comunale Lorenzo Metodio con lettera aperta diretta al sindaco Raffaele Allocca. Un atto dovuto e di coerenza per gli impegni assunti nel corso della campagna elettorale di maggio, rompendo la coltre di silenzio calata sul mega sversatoio del Monte Somma. Un debito di conoscenza da onorare verso la città e i cittadini. E va evidenziato che il giro di affari sull'utilizzo delle discariche si è venuto sviluppando dagli anni 80 in poi, mentre le discariche autorizzate con criteri e parametri di relativa garanzia pubblica rispetto alle sensibilità civiche dei nostri giorni nell'area vesuviana erano soltanto tre, quella del Monte Somma appunto, quella della Cava Sari a Terzigno e quella operante nel territorio di Ercolano. Grandi invasi in cui è finito di tutto, non essendo ancora stato né concepito né adottato il criterio normativo della differenziazione, così come del resto è avvenuto dappertutto. A cavallo degli anni 80 e degli anni 90 gli affari crebbero e i profitti anche di gestori senza scrupoli fino agli scellerati patti con le industrie del nord per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi. Storia vecchia e nota che però ha lasciato tracce diffuse e profonde condizionando la qualità dell'ambiente. E su questo Metodio chiede che si faccia chiarezza. La parola passa ora al primo cittadino e non dovrebbero esserci indugi dopo il risultato per la ricomposizione degli equilibri della maggioranza. Domani a Napoli, nella sala polifunzionale della caserma Minucci, sede del Comando Infrastrutture Sud, si svolgerà la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Costantino Iacono, che ricoprirà l'incarico di capo ufficio logistico, infrastrutture e servitù militari presso il Comando Regione Militare Sud di Palermo, e il colonnello Luca Leonetti, già comandante dell'ottavo reparto infrastrutture di Roma. Nel corso della cerimonia militare, che si svolgerà alla presenza del vice ispettore delle infrastrutture, generale Antonio Caporotundo, di autorità civili e militari della città di Napoli e della regione Campania, con la lettura della formula di rito si scandirà il passaggio del testimone tra i due comandanti d'area. Approda in Consiglio Comunale la questione fondazione e la censura per aver violato l'articolo 25 dello Statuto votato dall'Assise cittadina. La seduta monotematica è stata chiesta da 12 consiglieri, mentre il presidente Soprano e il sindaco Biancardi si preparano a stipulare il contratto con il direttore artistico Roberto De Simone. Vediamo il servizio. Fondazione Festa dei Gigli, l'organismo nato per dare nuove regole ad una festa che guarda avanti al proprio rilancio.
fortemente voluta dal sindaco Biancardi, che bene ha fatto a sponsorizzare la nascita del nuovo soggetto, capace di essere indipendente dalle ingerenze della politica. Una decisione nobile nelle idee, ma che nei fatti sembra essere stata risucchiata dal vortice degli interessi elettorali di una politica nolana proiettata verso le nuove elezioni di primavera. La Fondazione è stata dotata di uno statuto votato in Consiglio Comunale, organo istituzionale di governo cittadino, le cui deliberazioni rappresentano le scelte di governo per la città, anche se a volte non condivise. Sullo statuto il voto fu unanime. Regole che il CDA della Fondazione ha disatteso violando l'articolo 25, quello inerente alle commissioni. In maniera del tutto impropria, il Consiglio di amministrazione decise di aumentare il numero delle commissioni da 4 a 7 e quello dei membri da 9 a 49. L'azione fu giustificata come un'apertura alla città, ma senza passare per una variazione in Consiglio Comunale, organo sovrano. Da qui la richiesta di 12 consiglieri di convocare un consiglio monotematico sul tema, consiglio fissato per lunedì 7 in prima convocazione e per martedì 8 in seconda. Intanto il sindaco Biancardi, non preoccupato per l'incombente assise, ha preannunciato per giovedì la stipula del contratto con il direttore artistico Roberto De Simone, un impegno di spesa per una fondazione senza ancora una dotazione economica. Infatti il comune dovrebbe garantire l'operatività con un primo versamento di 300.000 euro, cosa non ancora avvenuta viste le difficoltà esistenti per la redazione del bilancio. Dunque è un impegno di spesa senza copertura. Un pagherò che in caso di inottemperanza potrebbe inevitabilmente aprire un futuro contenzioso, uno dei tanti. Ma sindaco e assessore hanno predisposto la firma lontano da Nola, preferendo alla città dei Gigli il capoluogo partenopeo, per uno schiaffo alla vantata nolanità e preparandosi ad un braccio di ferro in consiglio con il gruppo di consiglieri ribelli. Biancardi si sente forte nei numeri, ma potranno mai i consiglieri comunali votare contro una violazione palese dello statuto votato dal Consiglio solo per dimostrare fedeltà assoluta al proprio sindaco? Potranno mai smentire se stessi? Il voto dell'assise servirà a capire se la Fondazione è un organismo indipendente così come il suo CDA o necessiterà della protezione della politica per andare avanti. Sarà siglato venerdì prossimo presso la sede della Prefettura di Avellino il protocollo sulla legalità per promuovere una serie di iniziative volte a potenziare gli strumenti di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico a garanzia dei principi di libertà di impresa e di concorrenza leale. Il protocollo sarà siglato dal prefetto Umberto Guidato e il presidente della Camera di Commercio Costantino Capone. Emergono i primi responsi con cui sono identificate le aziende che hanno smaltito rifiuti tossici speciali in Campania illecitamente. Sono aziende che operano per lo più al nord. Vediamo. È soltanto un primo mini spaccato identificativo della provenienza dei rifiuti tossici speciali che per decenni sono stati sversati su tutti i territori della Campania, soprattutto in quelli di più agevole accesso grazie alle infrastrutture viarie, come, tanto per dire, l'asse mediano Nola-Villa Literno in connessione con l'asse autostradale della 16. È il prospetto dei responsi di caratterizzazione delle tipologie dei rifiuti illecitamente sversati e di maggiore pericolosità per l'ambiente e per la comun salute. Le rotte dell'avvelenamento dei territori, a conferma di quanto già si sapeva, si diramano per lo più dalle aziende industriali attive nei comuni delle province di Milano, Torino e Roma. Il dato di novità è però costituito dai loghi identificativi delle aziende, quali risultano dai contenitori tombati e fatti emergere dai lavori di scavo e di rimozione per la caratterizzazione. Del prospetto disponibile si citano a titolo di esempio solo pochi casi che tuttavia rendono evidente la gravità della situazione. Ed ecco così il centro stoccaggio Ferrara di Robassomero in provincia di Torino, con 79 tonnellate di rifiuti speciali e 13 tonnellate di polveri di amianto bricchettate. A seguire la fonderia Riva S.P.A. di Parabiaco in provincia di Milano, che ha regalato alla Campania oltre 1.100 tonnellate di scorie e ceneri di alluminio. Sulle loro tracce Tocco Magico S.P.A. di Roma, con 25 tonnellate di rifiuti speciali, la SICAF di Premosomello, in provincia di Novara, specializzata nella produzione di cosmetici.
Sue risultano 50 tonnellate di morchie di verniciatura e 10 tonnellate di scarti di collante acrilico. Esempi minimi dei responsi del mini spaccato che consegnano, salvo prova contraria, alla pubblica conoscenza i marchi di aziende che non hanno osservato le norme per lo smaltimento lecito delle scorie di produzione, ma anche l'assenza dei controlli pubblici e certificati. Condizioni di massimo favore per le ecomafie nel tombare rifiuti tossici per il valore di 10, mentre il trattamento di smaltimento garantito previsto dalle normative aveva il valore di 50. Aziende finite sotto scacco dei clan e senza dire degli occasionisti dell'affare, magari utilizzando propri fondi agricoli. Riconoscibilità nel mercato del pesce pescato in Campania, più tutela dei lavoratori del comparto pesca, più tutela del consumatore finale. Sono queste le caratteristiche del consorzio di gestione del pescato campano, che già riunisce molte imprese della costa campana, in modo particolare dell'area flegrea e dell'area vesuviana. Il consorzio aderisce a Federpesca Confindustria, ha sede a Pozzuoli e la caratteristica principale è quella di aver riunito in un unico sodalizio tre diversi tipi di pesca, circuito, strascico e piccola pesca. E con quest'ultima notizia è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo, un televisore LCD 32 pollici in omaggio.